Ciao, sono Camilla di Mangis Italia, sono appassionata di cibo ma il gelato mi fa letteralmente impazzire. Oggi siamo a Reggio Emilia per provare un gelato davvero bizzarro insieme a Simone De Feo, uno dei migliori gelateri d'Italia. Con lui andremo a fare un gelato al pesce. Mi hanno detto che fai un gelato davvero particolare. E tu credi a tutto quello che ti dicono. Però mi hanno detto che ne fai anche di un po' più strani, più folli. Sì, però quelli li faccio poi solo su richiesta, sai. Dai, andiamo in laboratorio. Andiamo in laboratorio a giocare. Cosa vuol dire gelato gastronomico? Allora, guarda, per me gelato gastronomico è semplicemente un gelato che ha una dolcezza molto bassa, quindi il sapore vira più sul salato che non sul dolce. È qualcosa che può condensare l'idea di un piatto, di un antipasto, di un aperitivo all'interno di un gelato. Allora guarda, la prima ricetta che ti faccio vedere ormai è un grande classico del mio repertorio. È un gelato di burro e alici, è un abbinamento che mi piace da matti, i crostini con le alici mi piacciono molto. Allora guarda, mi sono già preparato gli ingredienti, che sono degli zuccheri, il latte magro in polvere, il burro, gli stabilizzanti e le alici. Mettiamo tutto insieme. Perché anche nel gelato salato è importante mettere lo zucchero, quindi? Guarda, lo zucchero assieme all'acqua e all'aria è uno degli ingredienti indispensabili per il gelato. L'acqua, parto dall'acqua perché è l'ingrediente più importante, è quella cosa che gela. L'aria è quella cosa che fa sì che il gelato sia qualcosa di leggero, comunque cremoso. Lo zucchero mi aiuta a non far congelare tutta l'acqua. Quindi è il gioco di questi tre ingredienti primari che fa sì che il gelato sia appunto gelato e non un ghiacciolo piuttosto che un miscuglio. Poi ci sono degli ingredienti, diciamo, secondari, che possono essere i grassi, e in questo caso il grasso che uso chiaramente è il burro. Aggiungo l'acqua. Comunque questo gelato me lo posso mettere sul cono. Ma guarda, se vuoi sì, nessuno te lo vieta. A me, diciamo, questo qua su un cono magari di fianco del cioccolato non mi farebbe impazzire. Però su un crostino di pane magari, mentre appunto ti bevi una birra acida o una birra analcolica nel mio caso. Che schifo, cazzo. Diamo una frullata. Abbiamo pastorizzato burro e alici, quindi l'abbiamo portato a una temperatura di circa 85 gradi. Adesso lo facciamo passare nel cilindro di mantecazione e poi faccio partire il compressore. Nel giro di 6-7 minuti avremo il gelato pronto. È abbastanza asciutto, quindi vuol dire che è ben bilanciata la ricetta e il mantecatore ha lavorato al meglio. Cara, qui c'è il nostro burro e alici. Vuoi fare l'assaggio ignorante col dito? Vai. Oggi ce l'ho fatta. Sa di burro e alici. Perfetto, manca solo un po' di pane. Gelato al baccalà. Te che sei veneta, il baccalà ti piace o...? Guarda, io sono cresciuta a pane e baccalà, quindi proprio non vedo l'ora di assaggiarlo. Allora, qui ho il baccalà, a te molto caro, visto le tue origini. L'ho fatto ammorbidire in acqua per una trentina di ore. Lo facciamo cuocere nel latte per una ventina di minuti circa. Poi dopo lo scogliamo, aggiungiamo un pochino di olio extravergine, un pochino di pepe e qualche erbetta aromatica e ci facciamo gelato. Quindi abbiamo messo gli zuccheri e gli stabilizzanti. Gli stabilizzanti ne vanno comunque poche, giusto? Sì, guarda, pochissimi. Bastano 2 grammi e mezzo per chilo di gelato. La famiglia di stabilizzanti è molto vasta, sono tutti classificati come additivi. Tu ne usi solo due, ma mi è capitato di vedere gelati con una lista di ingredienti lunghissima. Ecco, secondo me, guarda, la prima arma che ha il consumatore per discriminare se un gelato è un buon gelato o no è la lista degli ingredienti. Chiaro che se uno si trova un fior di latte che ha 80 ingredienti, lo lasci lì, cioè.
mollare te? Ovvio. Adesso aggiungo l'olio, lo aggiungo freddo l'olio perché se l'avessi cotto assieme a tutto il resto, quindi agli altri ingredienti, tutte le parti aromatiche più interessanti dell'olio sarebbero svanite. E qua c'è il nostro gelato al baccalà. Guarda, quasi quasi sembra il baccalà quello vero. Non un fake. Sì, un fake gelato, vabbè. Vai con l'assaggio ignorante, dai. Di nuovo. Speciale, poi viene fuori tutto questo sapore aromatico delle erbe. Buonissimo. Quasi mi ricorda quello veneto. Questo diciamo che è un gelato un po' più nordico come sapori. Sì, assolutamente, assolutamente. C'è il salmone, c'è l'aneto e poi c'è il burro noisette. Il burro noisette è... praticamente si prende il burro, lo si fa sciogliere e non gli si fa raggiungere il punto di fumo, quindi la temperatura, il fuoco deve essere basso. Lo si fa andare per una ventina di minuti finché non assume questo colore marroncino chiaro. Allora, come prima, aggiungiamo tutte le polveri. Poi aggiungiamo il nostro burro noisette che ho preparato prima. E poi una grattatina di limone, proprio delicatissima. Ecco. Ok, l'ultimo. Anche l'ultimo. Ecco, l'ultimo lo assaggio con col cucchiaino per fare la raffinata, ma com'è? Equilibrato, si sente tutto quello che si sente. Esatto, sì, sì. Tutto quanto. Bene, dai. Meraviglia. Quasi mi dispiace che siamo all'ultimo. Bene, siamo arrivati alla prova finale. Va bene. Per assaggiare quello che mi è piaciuto veramente di più. Allora, qui abbiamo il baccalà mantecato, il salmone con tutta l'altra roba, il burro e alici. A te il verdetto finale. Beh, alla fine credo che sceglierò quello al baccalà. Insomma, alla fine quello che mi ricorda più le mie origini, quindi ormai sono affezionata al baccalà, non posso farci niente. Sei nostalgica di casa? No, sono nostalgica del baccalà e basta. Ah, ok.